Eleonora Rosso, terzino destro della prima squadra del Torino Calcio Femminile, confermata dopo la buona parentesi nella scorsa stagione che l'ha vista protagonista in quasi 15 partite agli ordini del tecnico Licio Russo. Secondo giorno di ritiro, quali le tue prime impressioni? Beh, innanzitutto sono contenta di essere stata confermata, quindi sarebbe il secondo anno che sarei in Serie A. Beh, innanzitutto vedo un campionato molto, molto difficile, comunque essendo una squadra molto giovane. Siamo anche una buona squadra, la maggior parte delle ragazze faceva parte della primavera. Speriamo di mantenere il posto della Serie A, anche perché il presidente ci ha chiesto questo e noi cercheremo di lottare in tutti i modi. Ecco, in questi primi due giorni di allenamento sono mancate all'appello la nuova capitana Michela Franco e la sua vice Cecilia Salvai, impegnate al mondiale in Giappone con l'Under 20 italiana. Quanto saranno importanti nell'arco della stagione con la loro presenza e la loro giovane esperienza? Beh, secondo me sono due delle giocatrici migliori che io conosco, sono molto importanti e fondamentali per la squadra. Speriamo che arrivano il più presto possibile, però speriamo che continuino ancora il loro mondiale. Poi Michela oggi si è fatta male contro la Corea, però la società ha subito contattato i dottori, ma non è niente di grave, quindi un in bocca al lupo a tutte e due. Ecco, cambio tecnico alla guida del Torino, si è passati da Licio Russo ad Eraldo Nicco, allenatore che ti conosce bene perché ti ha già allenato in passato nelle giovanili Granata. Quali le prime differenze che hai notato nel lavoro nell'arco dell'allenamento? Ora non posso ancora dirlo perché oggi abbiamo fatto solo due giorni di atletica, però magari più avanti potrò di sicuro dire il mio giudizio. Poi Eraldo mi ha allenato da quando sono al Toro, è un bravissimo allenatore, spero che faccia una buona stagione con tutte noi. Ecco, facciamo un passettino indietro, andiamo a parlare della finale scudetto del campionato primavera dello scorso giugno, che avete vinto contro il Firenze per 3-1. Quali emozioni ti porti ancora dentro di quel giorno? Beh, quel giorno è stato davvero importante, anche perché era la prima volta che facevo la finale con la primavera, perché ho fatto subito il salto in Serie A, quindi escludendo la categoria primavera. Beh, ho provato tantissime emozioni, è stato bello vincere il mio primo scudetto con la primavera, si spera anche poi un giorno di vincerlo con la Serie A. Ecco, parlando di Serie A, come detto nella scorsa stagione tu hai fatto quasi 15 presenze, sì, nella prima squadra, si può dire che sei già una delle più esperte nonostante tu sia del 95, quale consiglio ti senti di dare a chi si affaccia per la prima volta nella massima categoria tra le tue compagne? Beh, innanzitutto che non bisogna essere tese nella partita, perché comunque le avversarie, anche se sono le ultime squadre della classifica, sono molto forti, cioè non sono scarse, e quindi non ti concedono nulla, quindi bisogna essere sempre concentrate e dare il meglio di te. Grazie.